Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo il 18, quindi è domenica, manca esattamente una settimana a Natale. E oggi voglio, stamattina, diciamo, mi sono preposta di preparare i ravioli, perché il giorno di Natale, come ormai sapete perché l'ho ripetuto 600 volte, tutte le nostre famiglie, sia la mia che quella del maritino, verranno a mangiare qui, e quindi chiaramente lavorando fino al giorno prima di Natale ho bisogno di anticiparmi su qualcosa, e quindi ho deciso di fare dei ravioli un po' speciali perché la cena sarà tutta veramente a tema natalizio, quindi cercando di rappresentare il più possibile le forme tipicamente natalizie. E quindi insomma ho deciso di preparare questi ravioli, però invece di essere quadrati saranno a forma di stella, sperando che mi riescano, e poi ovviamente li congelerò in modo che li potrò scongelare direttamente la mattina del 25 dicembre e poi, ecco, cucinarli. Quindi intanto questa mattina mi metterò a fare questo e vi farò vedere come lo faccio. L'impasto, sia della pasta appunto che quello, il ripieno, li farò utilizzando il Bimby. Non so quanti di voi ce l'hanno, comunque per me è molto più comodo, anche perché è la prima volta che faccio la pasta fresca, e quindi niente, utilizzo quello e niente, vi faccio vedere cosa faccio. Cosa, fare la pasta fresca è la cosa più difficile che esista al mondo. Comunque alla fine qualcosa di decente è scappato fuori dopo una mattinata passata in cucina e a disperarmi. Comunque penso che questa sarà la prima e l'ultima volta che la farò. Bonsoir. Oggi siamo il 21 dicembre, come leggete qui, e niente, oggi ho deciso di riprendere perché è una giornata in cui faccio qualcosa di particolare. Prima di tutto, come vedete, sono in negozio, in un momento di pausa dalla clientela natalizia. E stasera non tornerò a casa dal maritino, ma andrò a vedere il saggio della mia sorella, perché lei fa danza da tantissimi anni e oltretutto anche un piccolo gruppo al quale insegna. Quindi andremo a vederla. Il mio maritino non viene perché detesta questo genere di cose, quindi io, infatti gliel'ho detto, speriamo non ci venga una figlia femmina, perché se no ti toccano tutti i saggi ovviamente. In ogni caso vi porto con me, quindi faccio vedere anche un po' dello spettacolo, quello che riesco a riprendere. E poi vi volevo dire che mi sono fatta le mani per Natale, sono felicissima perché finalmente ho delle mani decenti, anche perché lavorando lì, insomma, in quell'altra fabbrica, alla fine mi si erano rovinate le unghie, quindi le volevo carine per Natale.
basta, questo è quanto, questo è il riassunto della mia giornata di oggi. In ogni caso, dopo vi porto con me al teatro, sarà molto bella, mi piace sempre vedere questi saggi. Ragazzi, io sto tornando a casa in questo momento, il saggio è finito, è stato veramente bellissimo, come sempre insomma mi sono divertita, ora a parte scherzavo, comunque effettivamente i balletti delle bambine più piccole sono un po' quelli più noiosi perché sono meno precisi, però vabbè, è normale che ci sia ed è giusto che ci siano anche loro, però la mia sorella veramente, probabilmente il suo gruppo è il migliore della scuola. E lei è veramente veramente brava, e non lo dico perché è la mia sorella, perché io anzi sono sempre stata piuttosto critica, ma veramente è... mi emoziona, ecco, tutte le volte vederla ballare, vedere quanto è migliorata, quanto è precisa, insomma è stato proprio bello. E è finito presto, grazie al cielo, manca 10 alle 11, quindi posso già tornare a casa. Non l'ho neppure salutata perché abito un po' lontano da dove fa il saggio, quindi sono tornata subito a casa dato che domattina lavoro. E niente, noi ci vediamo al prossimo appuntamento rilevante di questa settimana e vi auguro la buonanotte, ciao! Buonasera, allora siamo il 22 dicembre, il cane dietro piange, rompe le scatole perché vuole uscire, va bene, lo mando un po' fuori. Vai, rompino. Allora, praticamente sono appena tornata a casa, sono 10 alle 8 di sera, perché ho detto vado a fare un giretto per comprare gli ultimi regalini per il maritino, più che altro... noi ci piace fare un regalo principale e poi un po' di cavolatine così per, non so, per
per il piacere di scartare, e quindi ho fatto un giretto e alla fine mi sono fatta leggermente prendere la mano, più che altro insomma ho perso tempo, ecco, sono stata veramente in giro per tanti negozi. Faccio vedere cosa ho preso, perché tanto lui, questo video verrà pubblicato quando io gliel'avrò già consegnati, quindi a posto. Allora, dentro a questa busta c'è una custodia per il tablet, praticamente, dato che gli ho regalato il tablettino per il compleanno, così alla custodia. Poi ho preso questo. Vabbè, qui ci sono anche i prezzi, comunque il CD dei Metallica che a lui piacciono tanto e insomma l'ho trovato. Poi ho preso questo pacchettino che non si vede, ma dentro c'è un... ora mi viene, dei tre segnalibri, ci sono, molto carini. E poi in questa busta invece c'è una cintura che è dentro, sentite che c'è un bel rumore, insomma è una cintura dentro una... un barattolino di latta molto carino. Ecco qua, questi sono i regalini che gli ho fatto, più anche un DVD che però non posso farvi vedere perché l'ho lasciato in macchina, dato che lo devo impacchettare, e infatti devo nascondere anche il CD di Metallica perché non lo deve vedere. Comunque ecco qua quello che ho preso, e più un pensierino per la suocera che ci mancava. E abbiamo finito, cioè con questo io ho concluso i miei regali, grazie a Dio è arrivato. È arrivata anche la fine del lungo cammino che porta verso il Natale. Comunque, vabbè. Niente, adesso devo fare il fuoco, perché in questa casa si sta ghiacciando, perché il marettino è andato a fare anche lui un po' di pensierini, un po' di regali, e quindi anche lui ancora non è tornato a casa. Stasera c'è Masterchef, noi siamo dei grandi fan di Masterchef, quindi lo guarderemo stasera davanti a una pizza, quindi almeno la cena non ce l'ho da fare. Comunque niente, vado, metto all'opera. Ah, e poi devo editare il video di domani, che è il 23 dicembre, quindi sarebbe praticamente, a parte questo vlog, è l'ultimo video dei libri dell'avvento. E ovviamente sono riuscita a pubblicare tutti i video in perfetto orario, alle 7 di mattina. Questo va a finire che lo devo pubblicare in ritardo, perché sono veramente senza il tempo, cioè mi manca il tempo per finire tutto. Ragazzi, aiutatemi! Mi stavo dimenticando di farvi vedere questo bellissimo sacco, Elf Made Merry Christmas, Do Not Open Until December 25, perché appunto questo sacco contiene i regali che ho fatto al maritino, quindi ho detto mi raccomando non lo aprire. In realtà qui in fondo c'è una scatola vuota, perché mi serviva qualcosa per dare un po' di consistenza al sacco, che altrimenti si afflosciava su se stesso. Adesso ovviamente ci metto anche i regali che ho raccolto oggi. Arrivate le pizze finalmente, ho una fame, e guardate che scatola carina. Comunque la mia è questa, è molto leggera, prosciutto cotto e panna. E poi ci prepariamo per Masterchef. Carino. Buongiorno. Oggi è la vigilia di Natale e io sto ascoltando, vediamo se ve le faccio vedere, le Christmas song su Sky, infatti non so nemmeno se mi si sente. Comunque, e sto cominciando a preparare il pranzo di domani, perché insomma mi avvantaggio, comincio a preparare le cose che posso preparare con un giorno di anticipo. E basta, stasera comunque vi porto con me, perché c'è una tradizione che abbiamo in famiglia, cioè battere il ceppo. Vi farò vedere che cos'è. E quindi già da stasera cominceremo a scambiarci i primi regali. Joy to the world, the Lord is
is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and wonders of his love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. Buonasera. Guardate che felpa mi ha regalato il ragazzo della mia sorella. Te lo faccio vedere. Con tutti, insomma, i disegni natalizi e la risata di Babbo Natale. Quindi me la sono messa subito. Tanto mi vestirò domani elegante. Niente, comunque vi ho fatto vedere come si batte il ceppo, nel senso che appunto è una tradizione che, ora per farvi capire, noi facciamo tutte le vigilie di Natale. Praticamente il ceppo è come se fosse un aiutante di Babbo Natale, quindi è il pezzo di legno sul quale battiamo con una paletta con gli occhi bendati e ci porta dei regali. E quella è l'occasione per scambiarci un po' i regali minori, soprattutto appunto con il ragazzo della mia sorella. Mio maritino fa il regalo alle mie sorelle, eccetera. E eravamo la mia famiglia, il ragazzo della mia sorella e i miei due zii, fratelli del mio babbo, insomma due dei fratelli del mio babbo che abitano lì, in quel paese dove siamo andati a farlo, e quindi niente, ci raggiungono ogni anno. Nulla, ora io vi saluto perché devo, madonna quanto è bella questa maglietta, comunque andiamo a messa, e sono tornata a casa, quindi andiamo a messa qui nel mio paese col maritino, in modo che domattina siamo liberi per festeggiare il Natale senza impegni, perché insomma ho da fare anche da mangiare, quindi. E quindi niente, colgo l'occasione per augurare a tutti un buonissimo Natale, un buonissimo anno nuovo. Per me non è stato un anno facile, ovviamente per cose che chiaramente su YouTube condivido il giusto, perché insomma si parla d'altro. Comunque ho tanta fiducia nel prossimo anno, perché io sono una persona ottimista, anzi io non sopporto le persone che finiscono l'anno ogni anno col dire quest'anno è stato orribile, 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 schifoso, eccetera. No, io cerco di essere ottimista. Comunque per me non è stato un anno facilissimo, quindi spero veramente nel 2017 e che mi porti qualcosa di buono, delle novità, qualche sorpresa, insomma.
basta. E questo auguro anche a voi, che abbiate un felice anno, un bellissimo Natale con le persone che amate e un 2017 magico, veramente, dove possiate realizzare tutti i vostri desideri, tutti i vostri sogni o comunque portare avanti tutto ciò che vi piace, perché è importante dare spazio alle cose che amiamo e lasciare da parte quelle che ci fanno perdere tempo, ci fanno innervosire. Questa è una lezione che ho imparato l'anno scorso e che continuo a portare avanti tuttora. Quindi niente, come ho detto appunto, buon Natale, buon anno e a presto, grazie di tutto, siete fantastici e godetevi ogni giorno della vostra vita e riempitelo di cose belle, di modo che non ve ne possiate mai scordare. Enjoy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes.